brano del Vangelo di questa quarta domenica dopo Pasqua, preso dal Vangelo di Giovanni. Era molto breve, sono appena tre versetti, dove Gesù in un certo senso si rivolge a noi anche questa sera e dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e se mi seguono. Che rapporto c'è tra noi e Gesù? È Gesù stesso che qualche versetto prima ha detto: io sono il buon pastore. Sono le parole che poi abbiamo ascoltato nel quel versetto di Alleluia. Alleluia, alleluia, io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. E penso che sia bello quello che diceva la pagina dell'Apocalisse nel presentarci quella moltitudine immensa di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, che veste quella una veste candida, è la veste della luce, è la veste dell'amore, ed è una moltitudine immensa, gente che non conosciamo, volti che non sempre riusciamo ad incontrare, eppure dice la pagina del Vangelo, la pagina dell'Apocalisse, è una realtà sterminata, anche se sembra che l'umanità si è diventata, si sia incattivita, incarognita, ma è come se questa pagina ci volesse dire: guarda che sotto c'è una moltitudine di gente che è paziente, che sa amare, che sa sopportare, perché ha imparato da lui. E lui è l'agnello, è lui, dice, si chiudeva le parole di questa pagina dell'Apocalisse: sarà il loro pastore, l'agnello, e li guiderà alle fonte delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Lui è l'agnello, e proprio perché agnello è il nostro pastore, agnello che ha donato la vita, agnello che si è consegnato, agnello che ha amato con tutta la gratuità, quella gratuità d'amore che lo ha portato a non trattenere niente della sua vita, tutto è donato. È proprio lui l'agnello che si dona, lui il servo che si consegna, lui è il nostro pastore, lui ha il diritto di guidarci, lui dobbiamo imparare ad ascoltare. Ma prima di ritornare sulle parole di Gesù, vorrei che lo portassimo come impegno, quelle parole che abbiamo già ascoltato questa sera, ma vorrei ritornarci in modo che diventasse per noi quasi un impegno molto concreto. Volevo spendere due parole sul cammino che stiamo facendo, perché lo diamo alle volte per scontato, ma le cose scontate sono quelle che poi uno dimentica. E la tradizione dei nostri padri ci ha consegnato questo modo di vivere dopo Pasqua. Se Pasqua significa per noi fare memoria della passione e della risurrezione del Signore, e nella notte di Pasqua poi ci viene detto: colui che è stato consegnato alla morte è vivente, è vittorioso, e il segno del cielo pasquale dice che lui è vittorioso, lui è luce, lui è vivente in mezzo a noi, noi lo sperimentiamo nelle varie domeniche, varie volte ci veniva detto che Gesù si presenta davanti ai discepoli che stanno a porte chiuse ed è in mezzo a loro, li rinnova, li rincuora e gli dona vita, e lo ha fatto allora, lo fa sempre, perché ormai lui è vivente. Ma la Pasqua non è solo memoria di quello che il Signore ha fatto per noi, questo dono della propria vita e di quella potenza di amore che ha stigionato. La Pasqua è anche memoria del nostro cambio, del nostro salto, perché nella Pasqua noi celebriamo ciò che è avvenuto un giorno nel battesimo,
Facciamo memoria di come siamo morti in Cristo Gesù, siamo stati immersi in Lui, e così l'uomo vecchio è, lo abbiamo cercato di farlo morire e abbiamo ricevuto la vita nuova. Ecco, questa vita nuova che noi riceviamo nel momento del battesimo, che è il giorno della nostra Pasqua, questa vita va coltivata, deve essere incrementata, deve essere alimentata. Ecco, ripeto, la tradizione dei nostri padri ci consegna questo tempo, cosiddetto tempo dopo Pasqua, sono 7 settimane, che vanno da Pasqua a Pentecoste, dove ci è data la possibilità di comprendere ancora meglio il nostro rapporto con Lui, Lui il vivente, Lui il vittorioso, Lui il pastore, questa sera ci veniva dentro. E noi che cerchiamo di scoprire che in questo rapporto con Lui è in gioco la nostra vita, la nostra crescita. Siamo invitati a diventare sempre di più dei cristiani, ma il cristiano esiste nella misura in cui scopre questo rapporto così stretto con Lui. Perché se noi dimentichiamo questo rapporto con il Signore, di fatto siamo un po' dei falliti. La nostra vita sì, è impegnata magari in certe ritualità e siamo impegnati possibilmente ad addobbare le varette per il Venerdì Santo, siamo impegnati a portare la palma per il giorno della Domenica delle Palme, c'è tutta una serie di cose che facciamo, ma il problema serio è: ma ti sei reso conto di ciò che è avvenuto nella tua vita? Ma hai scoperto quanto è importante il tuo rapporto con Lui, con il Signore? Perché se manca questa presa di coscienza, se noi la diamo ormai per scontata e su questo non riusciamo più ad acquisire un minimo di sensibilità, certo, noi possiamo dire che lo siamo solo di facciata cristiana, ma nessuno di noi può dire che è ciò che ormai marca la nostra vita. Cosa può marcare la nostra vita? Ecco, volevo per questo portarvi alla pagina di oggi, quello che abbiamo ascoltato, risentire davvero queste parole di Gesù. Le ha dette allora, le dice oggi, questa sera a noi, ad ognuno di noi, ad ognuno di noi. E sempre in questo capitolo 10 Gesù che si apre con Gesù che dice: io sono il buon pastore, e lui dice che conosce le sue pecore una ad una. E credo che questa sera il Signore vuole rivolgersi a noi uno ad uno, chiamandoci per nome, da Cettina, Maria, Enzo, i vari nomi, Gregorio, Alberto, perché qui siamo tirati in ballo personalmente. Nessuno può dire: vabbè, ci pensa il prete. No, guardate che il problema della fede è un problema intanto personale. Ognuno di noi è impegnato a vivere in profondità questo rapporto con il Signore. E Gesù questa sera dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco e se mi seguono. Ciò che caratterizza allora il rapporto con Lui, se è vero, perché è un rapporto di appartenenza, Gesù dice: le mie pecore. E noi gli possiamo dire: e allora tu sei il mio Signore. Lui è il mio Signore e io appartengo a Lui. Ma come si fa a sapere se noi apparteniamo realmente a Lui o se invece lo siamo solo di facciata, ma non c'è nessun legame? Gesù dice questa sera: se mi ascoltate, se ascoltate la mia voce. E come fare ad ascoltare la voce del Signore? Certo, intanto c'è l'appuntamento domenicale dove ascoltiamo la parola del Signore. Il Signore parla e chi legge deve anche sentire questa responsabilità di prestare la voce al Signore. Scusate un po' un scivolo un po' sul... Alle volte c'è gente che vuole andare a leggere per farsi vedere che anche lui sa leggere, ma il problema, guardate, non è questo.
è un ministero, è un ministero, è una responsabilità, e se l'altro non capisce, non capisce per colpa mia. Abbiamo impedito che un nostro fratello dice, ma magari sono disattento, ma su 10 c'è uno che è attento, e se lui non capisce la responsabilità è anche nostra, perché non abbiamo compiuto il servizio nel modo più giusto, più opportuno. Questo ripeto per dire che questo discorso di impegno nell'ascolto del Signore, intanto c'è, ripeto, l'appuntamento domenicale dove ci viene proclamata la parola del Signore, dove ognuno di noi deve esercitare l'orecchio, perché dobbiamo pur sentire queste parole rivolte ad ognuno di noi. E l'ascolto non è solo un ascolto di poter capire qualche segreto, no, il Signore ci chiede di ascoltarlo, perché nella misura in cui noi impariamo ad ascoltare, poi bisogna camminare dentro di lui. Si diventa discepoli ascoltando. Il cristiano è uno che è impegnato nell'ascolto di lui e ascoltando cerca di camminare dietro al pastore. Perché lui fa la strada, è lui che segna il cammino e noi siamo impegnati a camminare dietro di lui. E il Signore parla, intanto ripeto, attraverso la proclamazione della scrittura, e scusate se diventiamo ripetitivi, ma anche noi dovremmo anche a casa avere anche la possibilità di aprire queste pagine della scrittura e di anche noi fare questa fatica dell'ascolto, questa fatica di avere un contatto con lui, perché il contatto con il Signore avviene in questo rapporto sacramentale che è legato con la scrittura. E poi c'è l'altro aspetto, perché il Signore parla anche attraverso i fratelli, come ascoltare. E ieri Papa Bergoglio è andato lì in Grecia e lui ha parlato del grande dolore che ha ascoltato. Ho ascoltato il dolore, ho ascoltato la sofferenza di quei bambini, ma anche di altre, di donne. C'era un uomo, almeno quelle poche cose che abbiamo visto in televisione, c'era un uomo che si è inginocchiato, che diceva thanks to God, grazie a Dio per questa visita, perché c'è qualcuno che si piega, perché qualcuno sta cercando di ascoltare. Il Signore parla, e parla in questo modo, e se lui non apriamo non solo l'orecchio fisico, ma dice Paolo, bisogna anche imparare ad aprire l'orecchio del cuore, perché se quello resta chiuso, il Signore è come se non avesse avuto nessuna possibilità di entrare nella nostra esistenza. Credo che se noi facciamo questa fatica, la sorpresa è che ci sentiremo raccolti, ci sentiremo in un certo senso quasi difesi dal Signore. Il Signore, volevo chiudere proprio questa bella immagine, io do loro la vita eterna, non andranno perdute in eterno, nessuno le strapperà dalla mia mano. Inaugurare, cercare di incrementare questo rapporto con lui, lui il pastore, lui le sue pecore, lui il vivente, e noi aggrappati a lui che ci dona la vita. È bello sapere che in questo nostro consegnarci lui ci raccoglie, ci sostiene con la sua mano, e da quella mano nessuno si perde, perché quella mano ci custodisce, ci avvolge, ci trattiene. In quella mano si può stare. A quel Signore ci dia la gioia allora di poter crescere ancora di più nella conoscenza di lui. Lui ci conosce, e la conoscenza del Signore è amore. Lui ci conosce perché ci ama. Un marito e una moglie possono dire di conoscersi perché hanno imparato ad amarsi reciprocamente, non ci sono più segreti. Tra noi e il Signore ci deve essere questo tipo di rapporto di conoscenza. Lui
Lui ci ha amato e quindi ci conosce, uno per uno. Noi come risponderemo? Desidereremo anche noi poter intrattenere con lui questo rapporto. E vi do un compito allora a casa. Andando a casa, riprendete la pagina del Vangelo di domenica scorsa, del capitolo 21 di Giovanni, dove Gesù dice a Pietro: mi ami per tre volte. Pensiamo che dietro Pietro c'è ognuno di noi, ma tu mi ami, sei capace di amarmi. Guardate che la vita cristiana si gioca non sul passato, perché sennò inizia a dire altre cose. No, lasciamo così, ecco, mi lascio questo ponte che il Signore davvero ci aiuti a crescere in questo rapporto di conoscenza verso di lui, non sulle pecore, e lui il nostro agnello e il pastore.